Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su My Beauty Fair. Questo è un video di Beauty Updates, una tipologia di video nella quale vi aggiorno su tutta una serie di prodotti che ho inserito nella mia routine più o meno di recente, insomma, e che ogni tanto raccolgo assieme per darvi dei feedback un po' più approfonditi. Ci sono alcuni prodotti dei quali vi avevo già dato qualche piccola anticipazione, vi avevo già detto li sto utilizzando, mi piacciono, non mi piacciono, vi li avevo mostrati anche su Instagram in alcuni casi, altri invece che vi menziono oggi per la prima volta, o quasi, ma lo capirete nel corso del video. E come sempre spero che il video possa esservi utile e anche farvi compagnia. Se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qua sotto e mi raccomando venitemi a trovare anche su Instagram. Come d'abitudine tutti i prodotti menzionati saranno elencati e linkati qui sotto nell'info box, unitamente a tutti i prodotti utilizzati per realizzare il look che mi vedete indossare in questo momento. Alcuni dei prodotti che indosso tra l'altro sono prodotti dei quali parleremo oggi, quindi ho voluto indossarli per farveli vedere anche in azione. Tutti i prodotti che menzioneremo oggi sono acquistabili su Lookfantastic. Vi ricordo che su Lookfantastic potete sempre utilizzare il mio codice GiovannaLF, ve lo metto qui sotto, per sconti fino al 20% su un sacco di brand, un sacco di articoli, non tutto il catalogo ma la stragrande maggioranza. Cominciamo! Parto con il prodotto più ingombrante di tutti, che è questo diffusore di profumo d'ambiente di Espa. Forse qualcuno ricorderà che verso la fine dell'estate ho preso su Lookfantastic un profumatore del brand Neom. Vi metto qui di fianco il riferimento, ma lo trovate anche linkato qua sotto. Non ce l'ho qui con me da farvelo vedere, però volevo comunque aggiornarvi. Allora, la fragranza non è proprio stata di mio gradimento, purtroppo. La fragranza si chiama Happiness e nonostante la sua descrizione mi avesse fatto, insomma, incuriosire, avessi pensato potesse essere adatta a me, in realtà appena l'ho aperto, io questo non ce l'ho con me perché l'ho portato in ufficio, l'avevo acquistato per tenerlo sulla mia scrivania in ufficio, appena l'ho aperto ho capito che il profumo non faceva per me. La nota principale indubbiamente su tutte era il neroli, è il neroli, che piace a tantissimi ma a me proprio io non lo sopporto. Soprattutto quella fragranza lì è veramente tanto intenso, proprio all'ennesima potenza, quindi se siete amanti del neroli prendetelo perché vi farà impazzire, se non lo siete come la sottoscritta via scappare lontani sulle ali del vento. Quindi cosa ho fatto? L'ho regalato alla mia collega a cui piaceva molto e io ne ho preso un altro e ho preso questo qui, Espa Energizing Aromatic Reed Diffuser. Allora, io questo l'ho portato a casa perché volevo farvelo vedere, ma in realtà quando è arrivato io l'ho aperto, l'ho annusato subito, proprio ho aperto la confezione per sentire la fragranza, l'ho lasciato aperto sulla mia scrivania senza mettere dentro i midollini perché non volevo appunto rovinare il packaging o poi renderlo intrasportabile per portarlo a casa e farvelo vedere. Quindi mi sono limitata a stappare il serbatoio, lasciarlo lì sulla mia scrivania un pomeriggio intero e ho capito subito che il profumo in questo caso era proprio giusto per me. La fragranza è molto fresca, molto energizzante, ma anche balsamica allo stesso momento e mi manda letteralmente fuori di testa, perché questo profumo qui era indubbiamente il profumo di una caramella che mangiavo da piccola, ma non riesco assolutamente a ricordarmi di quale caramella si tratti. Sono passati 3 giorni, l'ho già stappato più volte per annusarlo e non riesco a ricordarmi di che caramella si tratti. Sa di agrumi, ma anche di balsamico. Cos'era sta cosa? Cioè mi manda veramente fuori di testa. Io vi prego, se qualcuno ce l'ha o qualcuno ha intenzione di comprarlo, ditemi cosa vi ricorda, perché secondo me è proprio una caramella che non riesco a identificare. Comunque è buonissimo. Arancia, agrumi e balsamico, menta sono le note, insomma, che si trovano qui dentro. È veramente buonissimo. Poi lo riporterò in ufficio domani dopo che avrò filmato questo video. Ci sono i midollini da infilare dentro, insomma è un classico profumatore molto molto buono. Purtroppo quello di Neom non era fatto per me. Circa un mesetto fa ho preso questa nuova maschera per capelli del brand Color Wow. Questo è un prodotto in collaborazione con Chris Appleton, che non so se lo conoscete, comunque è un parrucchiere famosissimo per essere il parrucchiere delle star. È una maschera che propone di rendere i capelli lucenti, luminosi ed expensive, quindi costosi. È molto costosa anche la maschera, perché se non ricordo male il prezzo è di 50 euro, sono tanti. Però vi devo dire una cosa, allora io l'ho utilizzata
utilizzata piuttosto di frequente, direi quasi tutti i lavaggi che ho fatto nell'ultimo mese, anche se è una maschera che andrebbe utilizzata una volta ogni tanto, ogni tipo 2-3 lavaggi, io lo sto usando sempre. E guardate quanta, non so se riuscite a vedere, la maschera azzurra, vedete quanta poca ne ho fatta fuori, cioè il barattolo era, non dico pieno pieno fino all'orlo, però abbastanza, cioè forse c'era tipo un centimetro di bordo bianco, quindi era bella piena. E io ho i capelli molto lunghi, quindi uso insomma maschera anche in modo abbondante, e sta durando tantissimo, quindi sono molto contenta. Ci sono altre maschere che invece hanno una formula più, molto magari più densa. Questa non è così densa, o comunque sembra densa quando la prelevate, però poi riuscite a diffonderla molto bene sulle lunghezze, e quindi non si richiede di utilizzare troppo prodotto. Ci sono delle maschere molto salde che invece vi costringono a usare più prodotto, perché altrimenti non riuscite a distribuirlo sulle lunghezze. Mi piace anche il profumo, che è un floreale delicato, fresco, molto buono, non persiste particolarmente sul capello, però si sente insomma dopo che avete lavato e asciugato i capelli. Mi sta piacendo molto. Io ho notato però una cosa con questa maschera, perché io molto spesso uso le maschere, a volte ho più tempo, le tengo in posa anche 10-20 minuti, a volte le tengo in posa magari solo 3 minuti, perché le uso un po' come se fossero un balsamo. Mi sono resa conto con questa maschera che se la tenete su solo 2-3 minuti non dà del suo meglio, dovete tenerla su un po' di più, quindi non dico per forza 10 minuti, ma anche se sarebbe indicato, comunque la tenete su finché magari, non lo so, fate lo scrub corpo, passate la lametta, la pietra pomice, di qua e di là, il guantino esfoliante, poi il bagno schiuma, quindi vi prendete un po' il vostro tempo, oppure se siete abituati a tenere la maschera in posa, uscire dalla doccia, tenerla su e fare le vostre cose, poi sciacquarla con calma, meglio ancora. Comunque richiede un po' di tempo di posa. Se la lasciate su quel po' in più, che non vuol dire mezz'ora, 10 minuti bastano, i capelli sono davvero seta e sono luminosissimi. Io devo dire che parto da una buona base, perché ho il capello liscio e ho il capello che riflette molto la luce, è abbastanza sano, ma anche per il colore, perché sullo scuro la luce chiaramente si nota di più. Però comunque devo dire che mi sta piacendo molto, fa molto molto bene il suo lavoro. Poi vi faccio vedere un paio di tonalità dei matitoni di Nude Sticks, si chiamano Magnetic Luminous Eye Color. Io ho due colorazioni che sono Burnish e Immortal. Burnish è questo bronzo neutro e abbastanza chiaro, e Immortal invece è questo bronzo un po' ruggine. Allora, questi due matitoni li ho presi, li trovate su Look Fantastic, uno l'ho preso su Look Fantastic e uno l'avevo preso negli Stati Uniti. Sembrano molto più lunghi di quanto non siano in realtà, perché qui c'è il loro temperino, per non perderlo io l'ho infilato in fondo alla matita. Allora, la prima volta che il primo colore, che è Burnish, dicevo, l'ho comprato non negli Stati Uniti, in Canada in realtà. Comunque, bel matitone ombretto, un po' più chiaro di quanto mi aspettassi, però comunque mi è piaciuto il risultato, tant'è che poi ho comprato anche Immortal. Immortal a livello di colore mi piace di più, perché è un marrone, è un bronzo più, un po' più scuro, mi ricorda molto Bronze di MAC, quindi il colore mi piace da matti. Luminosi ma non troppo, non sono iper mega shimmer, quindi il finish mi piace molto. Il problema che riscontro con questi matitoni è che io li mettete su, li sfumate, avete qualche secondo per sfumarli, ma sono a presa rapida, si asciugano e non li muovete più, quindi hanno un'ottima tenuta. Però mi succede che nel corso della giornata la palpebra mi diventi appiccicosa, e quindi quando apro e chiudo l'occhio sento sta palpebra appiccicosa. La cosa non inficia la resa del prodotto, l'aspetto dell'ombretto, però mi dà molto fastidio. E all'inizio mi capitava una volta ogni tanto, non capivo la ratio, non capivo quale fosse la discriminante, crema contorno occhi, primer, non primer, non ho individuato la ragione, ma poi ho continuato insomma è diventata una cosa costante. E quindi devo dirvi che per quanto mi piacciono questi ombretti, per quanto mi piacciono i colori, mi piace la resa e tutto quanto, purtroppo questo tipo di inconveniente
mi dà fastidio. Quindi non li sto più utilizzando volentieri come ho fatto invece nell'ultimo da agosto, da quando sono tornata dalle vacanze, quindi vi segnalo questa cosa. Ho preso alcuni prodotti nuovi in alcuni casi, riscoperte in altri, tra cui una riscoperta clamorosa. Allora, i prodotti riscoperti, o meglio, più che riscoperti, non che me li fossi mai dimenticati, però i prodotti che ho deciso di reintrodurre, insomma, nel mio arsenale sono: uno, il mascara di MAC Extended Play Giga Black Lash, questo è famosissimo, è un mascara che non è waterproof, ma ha una tenuta eccellente e ha questo tipo di scovolino molto sottile e molto lungo. È un mascara che potete usare ciglia superiori, ciglia inferiori indistintamente, ma è ottimo per le ciglia inferiori. Io l'ho ricomprato e utilizzato 1000 volte in passato per le ciglia inferiori. Poi a un certo punto, non so neanche perché, ho smesso quasi del tutto di applicare mascara sulle ciglia inferiori e quindi non ho più ricomprato neanche questo prodotto e mi è venuta voglia di ricominciare a truccare le ciglia inferiori e per farlo ho voluto prendere questo mascara perché ricordavo che la tenuta fosse eccellente ed in effetti è così. Lo indosso insomma oggi in questo momento. Ho le ciglia inferiori piuttosto lunghe che vanno a toccare la pelle e magari qualche anno fa non utilizzavo creme occhi così ricche perché ero più giovane e non ne avevo bisogno e avevo anche la pelle meno secca, ma adesso lo faccio e quindi a volte il mascara sotto, molto spesso il mascara sotto mi si stampa e mi sbava, quindi anche le rare volte in cui dicevo sì, mi metto il mascara alle ciglia inferiori, poi finiva in tragedia. Quindi ho voluto ritornare alle origini e prendere lui e è una certezza anche oggi così come lo era. Boh, 10 anni fa. Un'altra riscoperta, però qua ho sbagliato il colore, ma è stata colpa mia. All'inizio ho pensato mi hanno spedito il colore sbagliato, poi ho controllato i dettagli dell'ordine e quella che ha sbagliato sono stata io. Allora, Anastasia Beverly Hills fa tra le mie matite preferite per le sopracciglia, lo sapete, sia la Brow Wiz che la Brow Definer. Io ho voluto riprendere la Brow Definer, che è quella con la punta un po' più grossa e a scalpello, perché mi andava di riaverla, insomma, mi trovo molto bene sia con le matite a mina fina sottilissima che quelle a scalpello sono più comode, sono più veloci e ho voluto riprenderla, soltanto che volevo acquistare la tonalità granite o grafite, oddio blackout, comunque il nero freddo, invece che Ebony, che è il nero non caldo, però neutro. Volevo qualcosa di più intenso e di più freddo, perché di recente ho visto delle mie foto, anche delle ispezioni di video, e rispetto ai capelli, i miei capelli sono un po' più caldi sulle lunghezze, perché chiaramente sono capelli vecchi e quindi si sono un po' hanno perso un po' l'intensità del colore, ma alla radice sono molto 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 neri. Al netto dei capelli bianchi, però sono molto neri, sono più freddi e volevo insomma riprendere granite o grafite e ho detto vediamo, perché ricordavo di averlo usato in passato ma non mi piaceva molto il risultato e volevo riprovare in realtà, ma ho ordinato Ebony, probabilmente questa è la forza dell'abitudine. Comunque va benissimo, insomma, Ebony è quella che ho utilizzato per anni, questa è la punta a scalpello. Questa matita è a prova di bomba e anche molto facile e veloce da utilizzare perché grazie al tratto angolato praticamente fa tutto da sola. Non l'ho ancora messa in uso, chiaramente, l'avrei messa in uso se fosse stata della tonalità giusta, visto che Ebony non l'ho ancora aperta perché ho una Brow Wiz Ebony già in uso, però insomma lo farò presto. La riscoperta più clamorosa, ragazzi, è qua. Qualcuno a casa urlerà e ne sono certa. È la Naked. È la palette Naked nella sua versione classica, nella sua versione originaria. Come ricorderete tutti, insomma, Urban Decay ha deciso di farla morire, di farla uscire di produzione qualche anno fa ormai, è stato un lutto per tutti. L'hanno rilanciata in edizione limitata, c'è proprio scritto sul packaging che ho tenuto qui per farvelo vedere, limited edition, quindi se la volete agguantatela. Su Lookfantastic potete usare il mio codice, quindi la pagate il 20% in meno, ve lo segnalo. Ho voluto riprenderla, ragazzi, la Naked. Io ho ancora la mia prima, quella che ho comprato nel 2011 a Londra da Selfridges. Ho girato mezza Londra per trovarla, solo Selfridges ce l'aveva perché era popolarissima all'epoca. Comunque ce l'ho ancora, chiaramente non la uso, la tengo solo per motivi affettivi.
Questa è sempre stata la mia palette preferita dell'universo Naked e una delle palette migliori che siano mai esistite. Abbiamo smesso di usarla perché forse un po' ci ha annoiato, perché la davamo per scontata, perché nel mondo poi si sono susseguite milioni e milioni di palette a ritmo vertiginoso. Questa invece era la prima, cioè la mania, il trend delle palette è partito da qui. E questa è sempre stata una delle mie palette preferite. Perché? Perché questa è una delle poche, assieme alla Tartelette in Bloom di Tarte, che sapete amo. Tra l'altro, rimanete sintonizzati perché ne parleremo domenica anche di quella palette lì, ma non vi spoilerò altro. Domenica tenetevi il pomeriggio libero o la mattina liberi, vi serve qualche ora libera, fidatevi. La Naked 1 è una palette di neutri, neutri, perché molto spesso quando sentiamo parlare di neutri, ricolleghiamo la parola neutri a tonalità nude, ma neutri non è soltanto identificativo della categoria nude, ma anche del sottotono. Questi sono neutri, neutri, ci sono alcune tonalità un po' più calde, tipo chiaramente Half-Baked e Smog, alcune un pelo più fredde, tipo Sidecar, ma tendenzialmente questi sono tutti colori neutri, molto ben bilanciati e quindi portabili da una grandissima varietà di persone, di incarnati, ed è il motivo per cui ho deciso di riprendere questa palette, perché è sempre stata quella che io ho apprezzato di più e anche quella che ha, diciamo, cioè che ha contribuito al nascere del mio, io ogni tanto lo chiamo il mio signature look, no? Il look che ricreo sempre, quindi ombretto di transizione matte nella piega di media intensità, ombretto di transizione matte un po' più scuro alla fine per allungare un po' e ombretto bronzo un po' luminoso su tutta la palpebra. Boom, easy, done, 3 minuti, questo è il mio look. Insomma, passepartout, e l'ho creato per la prima volta, cioè l'ho costruito attorno a questa palette perché Naked sulla palpebra, sulla piega della palpebra, Buck sull'angolino esterno e Smog o Dark Horse in base a quanto scura volessi essere, Sidecar se volevo un po' di luce in più, sono sempre state le tonalità che io ho usato per questo scopo. Oggi ho l'ombretto Naked nella piega, Buck all'angolo esterno, Dark Horse su tutta quanta la palpebra e Sidecar tamponato soltanto al centro, quasi come un piccolo effetto Halo Eye, e poi Creep che è il nero usato per creare una sorta di piccola codina di eyeliner. E niente, ho voluto riprendere la Naked perché è unica e insostituibile e non potevo insomma perdermi l'occasione, visto che è limited edition, di riaverla tra le mie mani, anche perché la vecchia è tanto tanto vecchia. Meglio non utilizzarla, io non sono così fiscale con le scadenze, lo sapete, però quando insomma andiamo così lunghi, meglio cestinare. Un altro prodotto che conosciamo molto bene, ma che ho ripreso di recente, è il trattamento La Roche-Posay Faclar Duo più M. È un trattamento anti-imperfezioni per la pelle congestionata, per la pelle con imperfezioni. Non parliamo chiaramente di acne, di patologie, ma per un'imperfezione, insomma, diciamo sotto controllo, per le imperfezioni ormonali, insomma, condizioni non gravi. Per me questo è il prodotto migliore in assoluto perché sfiamma e favorisce il passaggio più veloce delle imperfezioni, ma non secca, non pizzica, non tira la pelle, non arrossa, non è aggressivo, funziona molto bene, ve l'ho consigliato già milioni di volte, l'ho consigliato a 1000 persone, tutti mi hanno detto è un trattamento eccellente, insomma, funziona su tantissimi tipi di pelle. Quindi l'ho ripreso, l'avevo terminato un paio di mesi fa, io senza non so stare, perché capitano i momenti che la pelle è un po' più congestionata, imperfezioni, punti neri, magari in quel momento, nel momento del ciclo, no? Per me è un salvavita, cioè una costante, nel mio cassetto ci deve sempre, sempre essere. I prodotti nuovi di Zecca invece sono, allora uno è ancora sigillato, non ho ancora avuto modo di provarlo perché sto finendo la crema solare che ho in uso al momento, che è la Mineral 89 di Vichy, SPF 50, tra l'altro. Altro che insomma sto utilizzando, sono agli sgoccioli, quindi non ho voluto ancora aprire questo perché vorrei terminare Vichy e poi passare a lui. È il solare viso di Beauty of Joseon, famosissimo. Beauty of Joseon è approdato su Look Fantastic da pochissimo e quindi ho approfittato per prendere il Relief Sun Rice più Probiotics SPF 50 più PA più. Questo è un famosissimo solare coreano o giapponese, oddio, coreano credo, fatemi vedere un po'.
coreano, made in Corea, ne ho sempre sentito parlare per l'efficacia e la leggerezza e quindi lo metteremo alla prova. Sono molto molto curiosa, aspettative veramente molto molto alte. È una vita che sento parlare delle meraviglie dei solari asiatici e voglio finalmente, vedere di cosa si tratta. Altri due prodotti nuovi sono il blush che sto utilizzando in questo momento, che è uno dei nuovi Make Me Blush Liquid Blush di Saint Laurent. Io ho preso la tonalità 44, che dovrebbe chiamarsi Nude Lavalier, se non ricordo male. Comunque, il numero 44. Quanto è bello questo blush liquido. Allora, forse non ne ho messo tanto oggi, avrei potuto metterne di più perché la telecamera, sapete, slava tantissimo i colori. Questo è un meraviglioso nude rosato che a me cioè, mi verrà da ridere, però a me mancava un nude così perché allora io non amo il blush rosa rosa, ma mi piace il blush neutro e la particolarità di questo è il fatto di essere un blush nude, un blush neutro, ma con il rosa un po' più spinto del normale, quindi è un po' più. Non dico brillante, però ravviva molto l'incarnato, vi dà un effetto colorito radioso, colorito sano, bellissimo, ma non è un color rosa baby doll, rosa freddo, mi piace veramente tantissimo, è matte, quindi non ha shimmer, è sottilissimo, si sfuma facilmente, ha una buona durata, una buona tenuta, devo dire che questi blush mi sono piaciuti molto, oddio, ho provato soltanto il 44, non gli altri, però a livello di formula mi sembrano veramente degli ottimi, ottimi blush, quindi sono molto contenta di aver deciso di prendere questa tonalità perché riempie, diciamo, un buco che avevo nel mio arsenale. Non che mi manchino i blush, per carità, però sono contenta di non avere l'ennesimo malva chiaro, ma o rosa antico, ma di avere un rosa comunque neutro, ma un pochettino più brillante. Nuovo è anche lui, è da un po' che ci giravo attorno, mi ho detto: ma questo prodotto ha senso prenderlo? Il prezzo è importante, mi serve, non mi serve. A un certo punto ho detto: proviamolo. Questo qui è Universal Lip Balm di Prada, il mio primo prodotto beauty Prada, ed è il balsamo labbra Verdino. Allora, quando l'ho deciso di prenderlo, mi immaginavo, non so perché, non so perché, perché non mi ero andata a leggere specifiche o okay, che, mi ero immaginato un profumo buonissimo. È un floreale un po' talcato, ma fresco, molto leggero, molto delicato, molto buono. Mi ero immaginata che fosse una sorta di blush, di lip balm pH reagente, no? Di quelli che regalano un colore di rosa su misura, in personale, sulle proprie labbra, quella faccenda lì, tipo il lip glow di Dior, ok? In realtà no, è trasparente. La cosa che mi piace di questo lip balm, io lo sto usando da 3 giorni, la cosa che mi piace è che è abbastanza sottile, ma idrata molto bene e ha un finish semi matte. Non è matte matte tipo quello di Wild, che è più spesso e proprio opaco. Questo qui non è così opaco e così spesso, è più leggero, ma non risulta comunque lucido o spataccioso sulle labbra, ok? Quindi se odiate la consistenza liquida bagnata sulle labbra come la sottoscritta, questo potrebbe piacervi molto. Il pack, tra l'altro, è ricaricabile. Ora, che valga la pena spendere 45 euro per un lip balm, che mi rendo conto è una follia totale, cioè la scelta sta a voi, chiaramente non serve spendere questa cifra per avere un buon lip balm, che sia chiaro. Chiaramente quando prendiamo qualcosa che appartiene alla categoria luxury, paghiamo il packaging, il marketing, la sensazione che ci dà tenere questo flacone in mano invece che tenere il flacone della Bello, ok? Ed è una qualità che non tutti sono disposti a pagare, giustamente, cioè non per tutti è un valore aggiunto che giustifica il prezzo, quindi la considerazione sta sempre a voi. Io vi posso dire che a livello di formula è tutto, considerando il prezzo, mi sto trovando bene, insomma lo uso solo da 3 giorni, però lascia le labbra veramente belle, morbide e idratate. Per esempio, io ho speso la stessa cifra per il lip balm di Augustinus Bader, ragazzi, è orrendo, agghiacciante, sottile.
talmente sottile da non diventare niente se non un velo di grasso sulle labbra, idratazione zero, saporaccio agghiacciante, è veramente un prodotto che se penso a quanto costa mi viene da vomitare. Quindi questo voglio dire, non è che per forza spendere tanto sia sinonimo di un bel prodotto. Quello di Agostino sa veramente, per quanto mi riguarda, incommentabile. Questo di Prada lo trovo decisamente molto, molto più valido. E il packaging, vabbè, che devo dire, il packaging è bellissimo. L'ultimo prodotto che vi mostro è di Clinique, si chiama Smart Clinical Repair AM/PM Retinol Balm. Allora, questo è uno stick skincare con retinolo da utilizzare, sembra un lip balm, da utilizzare in zone target del viso per ottenere l'effetto anti-age del retinolo, ok? Quindi quello di distendere le rughe d'espressione, le microrughe, tutto quanto. Come uso questo prodotto? La sera, non lo uso di giorno, ma la sera, al termine della mia skincare routine, quindi una volta applicato tutto, prendo il mio stick e lo passo sulle nasolabiali, sulla ruga del pensatore, sulle zampe di gallina, non troppo vicino all'occhio chiaramente, e sulle non ho mai avuto le rughe sulla fronte, sulle stupidissime tre righette che qui di lato e qui di lato mi stanno, vedete, queste qua, mi stanno spuntando da un po' di mesi, e lo lascio lì, cioè do una passata e basta, insomma, e termino così la mia skincare routine. Non so se riuscite a vedere, ma lo sto tirando giù del tutto. Questo è quanto io abbia già utilizzato il prodotto e credete che non è poco, perché in un mese, forse anche meno, dare soltanto una passata qui, non è che faccio 200 passate, do una passata di numero, non è poco, lo sto usando religiosamente tutte le sere. Mi piace molto il concept, la facilità di utilizzo, perché mentre il retinolo normale in siero, crema, quel che è, lo dobbiamo mettere su tutto il viso, questo riusciamo proprio a farlo lavorare nei punti target. Chiaro che se poi, ma questo vale per questo stick o con qualunque altro prodotto. Chiaro che se la mimica dei nostri muscoli facciali, se la contrattura dei nostri muscoli facciali, quella è, e non possiamo cambiarla se non intervenendo con Botox o altre cose, quindi se la nostra pelle si contrae in quei punti, che non sono punti uguali per tutti, perché c'è chi ha questo tipo di rughe molto accentuate e la fronte ce l'ha liscia come una tavola da surf, chi è pieno di zampe di gallina ma non ha le rughe qua, insomma ognuno ha una muscolatura che si muove a modo suo, poi c'è chi è più o meno fortunato, c'è chi gli si muove tutto e chi non gli si muove niente o tanto una cosa sola, però quello insomma è un po' il fattore culo. E che dipende dalla genetica, se il vostro viso si muove così, quei punti saranno sempre destinati a sviluppare rughe, cioè non è che lo stick o il retinolo risolvono la situazione, però chiaramente uno stick come questo può aiutare a rendere un po' meno visibili le rughe e spianare un po' la superficie dell'epidermide, in più ha una formula bella ricca, bella non spatacciosa, però comunque bella ricca, che nutre molto bene anche la zona e anche questo aiuta. Poi mi piace molto il fatto che abbia una consistenza abbastanza, che non è appiccicosa, però è un po' vischiosino, comunque ha un suo peso e quindi questo prodotto proprio si attacca ai punti in cui lo applicate e rimane lì. Cioè non è che poi vi muovete o comunque si assorbe e evapora completamente lasciandovi con niente, rimane proprio lì al suo posto e quindi questo gli permette insomma di fare il suo lavoro. Ragazzi, questo è quanto, questi erano tutti i prodotti sui quali volevo aggiornarvi, spero che il video vi sia piaciuto, possa esservi stato utile, fatemi sapere se li avete provati anche voi, quali sono le vostre impressioni su questi prodotti, se avete opinioni diverse dalla mia e soprattutto se avete un tipo di pelle diverso dal mio, mi fa piacere che possiate dare anche voi dei feedback alla community diversi da quelli che magari posso dare io, se magari avete gusti, esigenze o un tipo di pelle diverso. E come sempre, se avete dubbi, domande, richieste, non dovete far altro che lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti molto volentieri. Seguite su Instagram oggi, nel senso giovedì, il giorno in cui voi vedrete questo video, in cui uscirà questo video, perché farò una cosa molto un po' diversa dal solito, molto interessante e vi porterò con me. E niente, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale cliccando su questo bottone con la mia faccia. Io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo prestissimo domenica con un nuovo video. Bello lungo, ve lo dico. Ciao!